Un momento importante che tra l'altro consentirà ai vigili della Polizia locale di Salerno, ma anche al personale e a chi fa parte della Protezione Civile, di poter intervenire, anche perché sappiamo che in questi casi è importantissimo il tempo. Esatto. Allora, il nostro progetto, quello della Will FPL, è un progetto che inizia dal Comune di Salerno, quindi non si vorremmo che non si fermasse al Comune di Salerno. Iniziamo col Comune di Salerno perché è il Comune capoluogo, è il Comune che in questo momento, soprattutto in questo periodo, ha delle attività turistiche, quindi le famose luci d'artista, e quindi potrebbe essere utilissimo intervenire in qualsiasi momento per salvare la vita alle persone. Infatti noi sappiamo che gli arresti cardiaci in Italia sono circa 70.000 all'anno, quindi quasi 200 al giorno, e l'intervento tempestivo di un operatore formato con un'apparecchiatura semiautomatica consente nei primi 3 minuti di salvare la vita al 70% dei casi diciamo, di problemi cardiaci. Quindi il nostro progetto è iniziare col Comune di Salerno e so che abbiamo avuto una grandissima risposta da parte dei lavoratori perché è un progetto volontario, un progetto di disponibilità gratuita e così via. Vorremmo continuare con tutti gli altri 158 comuni della provincia di Salerno, con i sindaci avremo quindi un primo incontro e vedremo nelle zone, varie zone, di accorpare i comuni e quindi continuare. Questo è l'obiettivo che la Will FPL si è posto, perché? Perché noi vogliamo offrire un servizio del pubblico alla gente, perché la Will è il sindacato dei cittadini. Siamo lavoratori, vogliamo essere lavoratori nel sociale, perché poi diventiamo nello stesso tempo, dall'altra parte, diventiamo cittadini che usufruiamo di servizi. Quindi questo è il grosso obiettivo. In un momento in cui il pubblico, oltretutto, anche sotto l'aspetto dell'immagine mediatica, non sempre è considerato l'ottimo della nostra società. Noi invece diciamo che dopo un blocco del turnover di 7 anni, dopo un blocco dei contratti di qualsiasi momento per salvare la vita alle persone. Infatti noi sappiamo che gli arresti cardiaci in Italia sono circa 70.000 all'anno, quindi quasi 200 al giorno, e l'intervento tempestivo di un operatore formato con un'apparecchiatura semiautomatica consente nei primi 3 minuti di salvare la vita al 70% dei casi diciamo, di problemi cardiaci. Quindi il nostro progetto è iniziare col Comune di Salerno e so che abbiamo avuto una grandissima risposta da parte dei lavoratori perché è un progetto volontario, un progetto di disponibilità gratuita.